Ciao, ben ritrovati. Il video di oggi sarà un video tutorial per realizzare insieme dei sacchetti nascita, quindi dei sacchetti come questi che vedete, molto, molto simpatici, anche se piuttosto semplici da realizzare, che servono per i bebè sin dai primi giorni di vita, quindi nei giorni in ospedale in cui bisogna apportare una serie di cambi per i primi cambi appunto del bimbo, ma che sono poi utilissimi anche successivamente quando comunque la mamma deve portare dietro con sé sempre un cambio per il bambino. Vi avevo già mostrato dei sacchetti simili a questi in un vecchissimo video del canale, credo uno dei primi che ho girato, in cui appunto vi facevo vedere che avevo realizzato dei sacchetti così per il bimbo di un'amica. E nel video, che vi linko magari qui da qualche parte se c'è qualcuno che vuole andare a rivederselo, vi dicevo, tra le altre cose, che a mio avviso questi sacchetti, sono poi utilissimi per tantissime cose, quindi nascono come sacchetti nascita, ma in realtà, modificando le dimensioni ed eventualmente anche la fantasia dei tessuti, possono diventare tranquillamente dei sacchetti per l'asilo, nel caso in cui parliamo sempre appunto di bambini, ma sono utilissimi anche per noi adulti come veri e propri sacchetti portatutto, quindi per tenere magari ordinate meglio le cose all'interno degli armadi e dei cassetti di casa, o anche per magari portare con noi in maniera più ordinata la biancheria in valigia quando siamo in viaggio, oppure si possono realizzare più piccoli come sacchettini, bomboniere, qualunque cosa. Diciamo che io vi farò vedere come realizzarli in questa misura, ma poi è sufficiente variare la misura e seguire il medesimo procedimento per ottenere dei sacchettini di qualunque materiale e per qualunque scopo, diciamo così. Vi mostro ora che cosa vi servirà per realizzare questi sacchetti. Innanzitutto del tessuto, con una fantasia a vostra scelta, e per realizzare un paio di sacchetti delle dimensioni che vi darò, vi occorrerà mezzo metro di stoffa. Vi occorrerà poi del filo in tinta, delle forbici per tagliare la stoffa e un paio di forbicine magari più piccole per le rifinizioni, un gessetto, degli spilli, un centimetro, un ago e del filo da imbastire, una macchina da cucire e poi vi servirà un carta modello, quindi della carta per appunto realizzare questo modello che ci servirà appunto per i sacchetti, e vi darò poi nel tutorial le misure precise che occorreranno appunto per il sacchetto. Quindi non mi resta che lasciarvi subito al video e naturalmente spero di essere stata chiara, ma come sempre vi invito per qualunque cosa a contattarmi se avete delle difficoltà e avete bisogno di ulteriori spiegazioni. Se volete lasciate un commento dandomi la vostra opinione sui sacchetti o facendomi sapere se poi li realizzerete. Grazie come sempre per le visualizzazioni e per le vostre iscrizioni. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao! Per il cartamodello dovrete ricavare un rettangolo che misuri 42 cm x 25. Da uno dei due lati più corti misurate 5 cm e tracciate una riga. Dalla prima riga misurate 1,5 cm e ne tracciate un'altra. Questo indicherà il punto in cui dovremo fare scorrere i laccetti. Una volta ricavato il nostro cartamodello, lo dobbiamo posizionare sulla stoffa. Stendiamola bene sul tavolo e mettiamo la parte del dritto all'interno, quindi la ripieghiamo tenendo il dritto all'interno per la misura che ci occorre. Quindi consideriamo sul fondo e lateralmente giusto i margini di cucitura, quindi all'incirca 1 cm. Posizioniamo il cartamodello in questo modo e considerate di lasciare in testa un numero maggiore di centimetri, invece possono essere sufficienti all'incirca 6-7 cm,
e perché questa sarà la parte che poi noi dovremo andare a ripiegare per rifinire il sacchetto, quindi ci occorre un margine maggiore rispetto ai semplici margini di cucitura. Dovremo poi andare ad applicare degli spilli che evidenzino le due linee che abbiamo segnato sul cartamodello che stanno ad indicare il punto di passaggio, il corridoio di passaggio del nastro. Quindi posizioniamo gli spilli in questo modo. Ecco fatto. A questo punto possiamo tagliare il tessuto. Infiliamo ora un ago con del filo da imbastire e diamo un'imbastitura piuttosto veloce, a punti anche piuttosto larghi, che ci servirà per avere una traccia dei punti in cui dovremo andare a effettuare le cuciture, quindi essenzialmente anche per andare belle dritte e più svelte una volta che avremo tolto il nostro cartamodello. Quindi iniziamo magari dal fondo. Vedete, è sufficiente dare dei punti molto larghi, giusto per, appunto, per avere una traccia. Per comodità vi suggerisco di dare l'imbastitura anche nella parte in cui non abbiamo il cartamodello, cioè in quei centimetri che abbiamo lasciato in testa per la ripiegatura, in modo da andare appunto più dritte. Una volta effettuata l'imbastitura, possiamo passare eventualmente anche un segno qui in testa al cartamodello per sapere quale sarà il punto in cui poi dovremo, il punto preciso in cui dopo dovremo andare a ripiegare. Se siamo abbastanza sicure, ecco, possiamo anche semplicemente mettere degli spilli di riferimento. Una volta passati i segni e tolto il nostro cartamodello, dovremo andare a cucire con la macchina, eseguendo un punto dritto lungo il segno che abbiamo fatto con il filo da imbastire, facendo però molta attenzione a non passare lungo il centimetro e mezzo, diciamo, che abbiamo lasciato, che abbiamo evidenziato con gli spilli, che servirà appunto per il passaggio dei nastrini. Io ho già effettuato da un lato una cucitura proprio per mostrarvi come dovete fare. Allora, partite da qui, fate la vostra cucitura a punto dritto, arrivate allo spillo. Tornate, fate un pochettino di avanti e indietro in modo da fermare il filo, poi lo staccate, staccate il filo, sospendete questo punto e ripartite da quest'altro, facendo sempre magari un po' di avanti e indietro in modo che appunto il filo non sfili, ecco, e continuate fino in fondo. Il fondo lo cucite normalmente, naturalmente tutto dritto. E fate la medesima cosa dall'altra parte che io ancora vedete non ho fatto, c'è l'imbastitura, quindi partite da qui, arrivate allo spillo, un pochettino di avanti e indietro, staccate la macchina, lasciate libero questo pezzo, quindi non lo cucite, riprendete da questo punto un pochettino di avanti e indietro e giù via fino alla fine. Ci vediamo dopo che ho finito la cucitura. Eseguite le cuciture sui tre lati. E dovremo semplicemente rifinire il tessuto. Questo è un passaggio molto semplice. Possiamo eventualmente anche tagliare un pochettino di stoffa se vediamo che abbiamo lasciato fin troppo margine, ecco come nel mio caso, per esempio, qui adesso andrò a ritagliare un pochettino. Possiamo nel punto degli angoli tagliare via appunto l'angolino in modo che poi una volta che rigireremo il sacchetto riusciremo a tirare fuori bene appunto i punti in angolo e dovremo appunto rifinire con lo zigzag e quindi questo è un passaggio piuttosto semplice, dicevo, l'unica accortezza che dovete avere è quella di non prendere il tessuto doppio, quindi non passate lo zigzag così doppio, bensì fate uno zigzag
su un pezzo e sull'altro, quindi su un lembo di stoffa e sull'altro. Questo perché? Semplicemente perché dovremo mantenere sempre l'apertura qui nel punto del canale di passaggio del nastrino, quindi se noi andassimo a fare uno zigzag finiremmo per chiudere la stoffa e quindi non riusciremo più a far scorrere il nastro. Quindi mi raccomando, l'unica cosa, passate lo zigzag sia da un lato sia dall'altro e non prendendolo doppio. Ecco, una volta fatto il nostro zigzag e rivoltato il sacchetto al dritto, dobbiamo naturalmente rifinire il tessuto anche in testa. E abbiamo, diciamo, due sistemi per farlo. Possiamo fare semplicemente anche qui uno zigzag, oppure possiamo ripiegare appena appena il tessuto, giusto un mezzo centimetro così, vedete, lo piego così e poi lo ribatto, aiutandomi poi con degli spilli per fissarlo, così. Ripeto la cosa lungo tutto il perimetro, nel caso delle cuciture naturalmente le devo aprire in questo modo, piego, ribatto, punto con uno spillo. Ecco, vedete, otteniamo questa cosa lungo tutto il giro del sacchetto e facciamo una cucitura sempre al dritto. Il metodo dello zigzag è naturalmente molto più rapido, però io personalmente preferisco fare questo perché comunque il lavoro rimane più pulito, più bello, anche se rimane nell'interno, però mi piace di più. Vedete voi quello che preferite, anche in base a quanto siete esperte e anche alla tipologia di macchina che avete. Se avete una macchina molto buona che fa delle bellissime rifinizioni, simili a quelle di una tagliacuci, potete anche tranquillamente fare una cucitura di rifinizione bella e basta, fate sicuramente prima. Io adesso completo il mio giro, vado a fare la cucitura e poi ci vediamo per l'altra parte. Ecco, abbiamo fatto così la nostra cucitura di rifinizione in testa ed ora non ci resta che fare l'ultimo passaggio, ovvero piegare il sacchetto lungo i segni che avevamo fatto con gli spilli, vi ricordate, o anche con il filo, insomma, a seconda di come avevate scelto di fare. E ripieghiamo appunto il sacchetto, magari mettendo degli ulteriori spilli in testa per tenere fermo bene il tessuto, in questo modo. E quello che ora dovremo fare, forse la cucitura più complicata, leggermente più complicata di tutto il sacchetto, sarà quello di fare due cuciture lungo, vedete, la parte che è rimasta aperta, il canalino che è rimasto aperto, possiamo anche evidenziarlo eventualmente con due spilli, vedete, di qua, così, e anche dall'altra parte. E in sostanza dovremo andare a fare due cuciture, una qua e l'altra qua, lungo tutto il sacchetto, proprio per creare questo canale di passaggio, cucito appunto, attraverso cui dovremo fare scorrere i nastri. È forse più complicato da spiegare che da fare, cioè una volta che avrete realizzato il sacchetto fin qui vi renderete conto di che cosa sto dicendo, di che cosa intendo dire. Comunque adesso vado a fare le due cuciture così poi ve le mostro e capite magari meglio. Ecco dunque realizzato il nostro canalino di passaggio dei nastri, vedete una cucitura qui, un'altra qui. E lo spazio appunto necessario per far passare i nostri nastrini. E proprio i nastrini è quello che ci resta ora da fare.
A questo proposito volevo dirvi che per chi non vuole realizzarli in stoffa, si possono naturalmente anche utilizzare dei nastrini, per esempio di raso oppure dei cordoncini, e utilizzare quelli, farli passare appunto attraverso il nostro corridoietto e utilizzare quelli per aprire e chiudere il sacco. Io personalmente preferisco farli in tessuto, perché così fa più lavoro cioè completa al meglio, secondo me, il lavoro di cucito, e anche perché trattandosi di sacchetti che si finiscono poi per lavare anche con una certa frequenza, sicuramente un nastro realizzato in stoffa dura di più e è più resistente anche ai lavaggi rispetto, per esempio, a un nastro di raso. Vi faccio quindi adesso vedere come farli. In realtà, la procedura è molto simile a quella già mostrata nel video in cui vi spiegavo come realizzare dei cuscini per le sedie. Questi cuscini avevano appunto dei nastri per legare il cuscino, per fissare il cuscino alla gamba della sedia. E la procedura è più o meno la stessa. Vi linko qui il video da qualche parte se per caso qualcuno lo volesse vedere. Comunque vi mostro nuovamente la procedura. In questo caso dovremo realizzare dei nastri molto più sottili rispetto a quelli che vi avevo mostrato nel video delle sedie. E avendo infatti un canale di passaggio di circa 1,5 cm, i nastrini dovranno essere non più spessi di 1 cm. A questo proposito vi volevo anche dire che non siete naturalmente obbligati a fare il passaggio della misura che vi ho mostrato io. Potete tranquillamente tenere un canale di passaggio più largo e fare di conseguenza anche dei nastrini più alti. Io personalmente, per dei sacchetti pensati per un bebè, per un utilizzo anche di inserimento del cambio del bambino, ho preferito fare dei nastrini sottili perché li trovo anche meno ingombranti, e sappiamo che comunque una mamma, sia nei giorni dell'ospedale sia nei giorni seguenti, quando magari ha bisogno di portarsi dietro dentro il sacchetto un cambio del bimbo, ha bisogno comunque soprattutto di praticità, quindi fare anche dei nastri tanto voluminosi mi sembrava che potessero dare quasi più fastidio che altro. Quindi ho scelto di fare dei nastrini sottili, però naturalmente a vostra discrezione. E saranno necessari per ogni sacchetto due nastri lunghi ciascuno almeno 1 metro, quindi almeno 100-102 cm. Se avete sufficiente tessuto, potete naturalmente, anzi per comodità, anche ritagliarli tutti, cioè prendere una misura di 100-102 lungo tutto il tessuto, e realizzarli così. Se avete meno stoffa, potete tagliare per ogni nastrino due strisce lunghe 50-51 cm e poi unirle. E ogni striscia dovrà essere alta circa 3 cm, magari 3 cm abbondanti, così lavorate meglio. E quindi, se come me taglierete due pezzi e li andrete poi a unire in modo da non sprecare troppo tessuto, quindi taglierò una striscia di 3 centimetri e un'altra di 3 centimetri con l'aiuto del gesso. Posiziono nuovamente il tessuto a rovescio, mi aiuto con il centimetro, segno 3 centimetri e altri 3 centimetri, quindi 6. Siccome abbiamo detto che i nastri sono due, io vado a tagliare direttamente anche gli altri, quindi 9 e 12. E riporto questa misura lungo tutto il pezzo di stoffa che mi occorre, vedete? In questo modo, spero si veda. Comunque, insomma, è abbastanza semplice. Eventualmente, con l'aiuto di una riga, vado a unire questi segni che ho fatto, in modo da poi tagliare
più dritte queste righe che ho ricavato per appunto fare i nostri nastrini. Posso a questo punto ritagliarli. Avremo così ottenuto quattro striscioline che dovremo unire in questo modo. Vedete, mettete dritto contro dritto, così, e poi per unirle fate semplicemente una cucitura qui, in questo punto, a circa mezzo centimetro dal bordo. Una volta che avrete fatto questa piccola cucitura, vi troverete appunto un'unica striscia che dovrete andare a ripiegare proprio come avevamo realizzato già i nastri per le sedie. Quindi piegate la parte più corta leggermente all'interno, poi ripiegate in questo modo. Un pezzettino di qua e un pezzettino di là, così, e poi iniziamo a fermare tutto con gli spilli. Qui lavoriamo un po' nel piccolo perché vedete, avremo un nastrino di 1 cm. Se volete magari vedere meglio la procedura, vi consiglio di cliccare appunto sul video delle sedie, dei cuscini per le sedie, dove lavoravamo su una striscia un po' più grande, quindi questo passaggio forse si riusciva anche a vedere meglio, perché praticamente è la stessa cosa, cambiano semplicemente le dimensioni e quindi è anche leggermente un po' più complicato perché lavoriamo su un pezzo molto molto minuto e quindi bisogna essere anche un pochino più precisi. Comunque, vedete, mano a mano io piego il mio nastro così, mandando le due parti all'interno e ricavando una misura di appunto un centimetro circa. Una volta fatto tutto questo passaggio, non mi resterà altro di fare altro che cucire con un punto dritto tutto il nastrino. Ripeto naturalmente la procedura anche con gli altri due pezzi ed ecco che avrò ricavato i miei nastri. Bene, ora abbiamo veramente tutto per completare i nostri sacchettini, quindi infiliamo una spilla da balia dentro a un nastrino. E iniziamo a farlo scorrere partendo da una delle due aperture. In questo modo. In pratica dovremo fare uscire il nastro nello stesso punto in cui l'abbiamo fatto entrare e ripetiamo poi la stessa cosa con l'altro nastrino, facendolo passare nel passaggio appunto ancora libero allo stesso modo. Ecco, i nostri sacchettini sono pronti. Possiamo eventualmente anche legare insieme i due nastrini laterali se preferiamo, o semplicemente fissarli solamente in questo modo. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento per dirmi la vostra impressione e magari per farmi anche sapere se proverete a realizzarli. Spero come sempre di esservi stata utile e vi ringrazio anche per le iscrizioni e gli like che vorrete lasciare. Io vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!